Diamo un po' il via a qualche telefonata. Intanto io mi preparo anche qualche notizia alla stampa, visto che ne abbiamo qualcuna che vi ho risparmiato nei giorni scorsi. Qualcuna che vi ho risparmiato, una in particolare vi ho risparmiato. Ve ne ho risparmiata una che è abbastanza pesantina. Vediamo un attimino di trovarla, così ne parliamo un pochino. A proposito, intanto un omaggio a una persona a me cara, cioè nel senso che è una persona che fa parte un po' della mia vita e della mia trasformazione. È morta Franca Basaglia. Vi ricordo che Franca Basaglia era moglie di... Beh, insomma, fece una guerra enorme contro i manicomi. Ora, la legge Basaglia è stata chiaramente stuprata, nel senso che è stata violentata in maniera infame. L'unica cosa che ha ottenuto in maniera positiva è stata la chiusura dei manicomi, ma più che altro ha ottenuto la chiusura definitiva dell'arbitrarietà con cui le persone venivano richiuse in manicomio. E la parte propositiva della legge, la parte propositiva che avrebbe dovuto costituire tutta una serie di reti, una rete territoriale di sostituzione della struttura manicomiale, della struttura costrittiva, è stata bloccata dai cattolici che avevano bisogno di costruire le loro strutture ospedaliere per fottere le persone. Per cui onore a Franca Basaglia per la sua grande lotta e un'altra volta infamità a tutti quei cattolici che da vigliacchi e da assassini agiscono per distruggere il sistema sociale e le sue strutture. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao, Giuseppe, bene? sì, direi Come al proprio di sì. solito, trasmissione edificante, molto, molto, veramente lucida. Grazie. No, no, veramente, non sei una visionata, sei proprio più, se va avanti, veramente, ti apre come a mente su quel punto qua, insomma. Ma comunque, non vorrei, a proposito, all'inizio ti dicevi, no, del libro della Rangoni, Sì? non vorrei che, scusa, andasse avanti, ma ti si sta un po' perplesso, che venisse fagocitato il tutto, diciamo, come una novità, no, questo paganesimo, anche la trasmissione che fa televisione, non so se mi dice. Beh, c'è una trasmissione secondo me buona da guardare, capisci? Cioè venerdì notte alle ore Sì, non mi dice. 23:50, io l'ho anche registrata. Sì, domani che sei Pigmalione, Pigmalione, come hai saputo? Spiegami un po'. no, che sei libretto, che sei Guida TV, no? Ah sì? E ora. Ah, hanno cominciato a tirarlo fuori, no, perché le altre trasmissioni non riuscivo a sapere che figura era. Pigmalione, comunque il venerdì prossimo non lo so perché Guida TV l'ho preso ieri, però su quello venerdì prossimo mettono solo il titolo, però non mettono la scaletta, non mettono i Beh, personaggi, insomma, ho però. sentito abbastanza male parlare di Dioniso, cioè un altro feo veniva fuori i drogati che erano Dioniso, un Sì, altro, no, cioè. dalle spalle di Dioniso, che se mi. Non preferito, però mi sei abbastanza simpatico come personaggio. E se mi metti da fuori Benzi, insomma, insomma. Cioè, al di là che Dioniso è molto spostato sulle emozioni, no? Cioè, Esatto, Dioniso sì. è emozione assoluta, cioè è solo emozione, che Sì. dopo possa essere data dall'estasi, possa essere data dal vino, possa essere indotta, però Dioniso è solo emozione ed è quello che nasce 3 volte. Esatto. Ed è la rappresentazione della nostra vita in Deve realtà. spaccare in tanti pezzi, no? Esatto, Diviso cioè, anche perché noi alla fine, quando il nostro corpo fisico morirà, noi possiamo tranquillamente dire che i titani ci hanno fatto a pezzi, perché ogni titano si prende la sua parte di la noi sua stessi, parte, sì. solo che noi dobbiamo essere stati abbastanza coraggiosi da costruire il noi stessi. Esatto. Anche bella la tesi su Prometeo. Prometeo, infatti, eternamente viene
è legato a questo masso, eternamente viene scarnificato. Sarebbe Zeus. Zeus ha bisogno anche lui della conoscenza, e lui è, chiaramente si nutre di conoscenza, ma tutti gli esseri umani si nutrono della conoscenza. Esatto. Solo che dopo dipende come noi vogliamo rappresentarla. L'immagine comunque è molto bella, al di là di questo. Cioè, può essere macabra, ma è bella. È stato un eroe, Prometeo, infatti, è rischiato di cioè, è diventato una vittima eterna per dare, ha rubato questa, la scienza, no? Gli dèi, e ha pagato eternamente, però ha dato, ha rubato, bisogna rubare la scienza. Come cioè, non dimentichiamo che il mito non è che si ferma là. Perché il mito dice che Ercole va a liberare Prometeo, cioè l'uomo coraggioso che affronta le sue battaglie nella sua esistenza, libera la conoscenza. Cioè, come che dicevo, questi 2000 anni quasi di oscurantismo, no? di volte oscurantista, diciamo che se, purtroppo sta come una stagnazione della vita, infatti, no? Come una cappa di piombo, continuo a dirlo, una cappa di piombo che mi opprime, però è inevitabile anche che bisogna liberarsi, insomma, che bisogna, infatti, bisogna costruire cammini virtuosi, non c'è, esatto, niente da fare. Esatto. Va bene. Buona continuazione. Ciao, grazie. Ciao. Auguri, ciao. Noi stiamo vedendo in realtà che sta emergendo il paganesimo in varie forme, sta rinascendo in tutto il mondo. Al di là di questo libro di Laura Rangoni, io ho trovato anche degli articoli in internet dove effettivamente sta nascendo dappertutto. Cioè, non è, quando io e Francesco abbiamo cominciato a predicare quello che a noi ci piaceva, no? Cioè a dire: queste sono le cose che abbiamo trovato e queste cose ci piacciono. Noi effettivamente pensavamo, sto parlando ancora di 15 anni fa, 16 anni fa, di dire: va bene, dico le cose che mi piacciono, sicuramente a qualcuno gli piace, qualcuno si avvicinerà a noi e un po' alla volta, diciamo così, faremo queste cose. In realtà non ha funzionato così. Sì, chiaramente noi abbiamo una serie di amici che vengono, ma in realtà il paganesimo sta emergendo dentro il cuore degli uomini, come se gli uomini scoprissero un altro modo di vita al di là di quello che è stato l'orrore cristiano. Pronto? Ciao, sono Armando. Dimmi. Voi vi ricordate che è uscito il sesto volume di Decime? Davvero? Sì. Quando? Settimana scorsa. Aia, subito allora. Grazie infinite, amico mio, grazie infinite. Non sapevo questo. Ci vediamo alla cena. E certo. Grazie, Armando. Ti porterò un volumetto su Carlo Borromeo. Ah! Quanto umano, quanto... quanto buono era. Era. Aveva verso l'umanità. Sì. E quanto le voleva bene, che quando non sottostavano a lui, vero, si mandavano tutti al rogo. O fai quello che vuoi, io ti ammazzo. Sintesi. Va bene. Grazie, Armando. Ciao. Ciao, auguri, ciao. Ah, benissimo, notizia in anteprima assoluta. Allora, no dai, in anteprima no, è uscito il sesto volume Storia criminale del cristianesimo. Sesto volume Storia criminale del cristianesimo, edizione Ariele di Karl Dreschner. Vado a memoria, spero di non sbagliare. Pronto? Notizia. Hai sentito la roba? Perfetto, oggi telefono subito. Oggi, dunque passiamo. Ah, perché dovevo uscire secondo la retro della copertina, sì? No? Ancora un anno fa. La previsione, no? Cioè, la previsione. Guarda che sei volumi da 400-500 pagine, oh, vuol dire praticamente che questo si è tradotto 3000 pagine dal tedesco, eh. 30 anni che va avanti, sì. Cazzo. E dopo, comunque, vedo l'ora arrivare sui tempi dell'Inquisizione, dunque, nono secolo, dovrebbe esserci il XII secolo, questo, sesto. Al soglio delle crociate, praticamente? Sì, per vedere appunto Sant'Antonio. Bene, cazzo. Penso. Perfetto. Il sesto, il settimo. Sì, perché quest'altro finiva con Carlo Magno. Esatto. Va bene. Perfetto. Perfetto. Ciao.
Ciao. Allora ricordo a tutti, Karl Drechner, storia criminale del cristianesimo, ucciso dal sesto secolo, il sesto volume, probabilmente parlerà anche del nostro amico Antonio da Padova. Vedete un po' voi, se volete divertirvi a leggere la storia criminale del cristianesimo, sei volumi, sono oltre 3.000 pagine di... È il punto di vista anticlericale, non è il punto di vista pagano, però ha una quantità, una mole di dati che è spaventosa. Pronto? Buonasera, cavaliere. Buonasera, dottore. Senta, mi è un piacere, no? Altro dico, sento la trasmissione, no? Andiamo in cerca del coso, del testo di medicina sotto sopra del dottor Hammer. Giusto, mi sente? Sì, sì, sto sentendo. Dove che posso trovarlo? Mi sembra aver capito che era un Oscar da Milano, quello che aveva anche a Milano. È vero o no? Ma questo non lo so. Mi sta chiedendo delle informazioni che non sono in grado di dare. Beh, comunque sta attento ciò. È il testo di medicina sotto sopra. Sì? Giuni emerita del dottor Hammer, dove posso trovarlo? Non glielo so dire. Però guarda, io andrei a Feltrinelli, me lo farei ordinare da Feltrinelli. Se ho dei problemi così vado là, oppure dal mio libraio personale che mi procura tutto. Però non saprei dirle esattamente. Comunque guardi che qualunque libraio, ha un bel libro e ha tutti i collegamenti con tutti i fornitori di libri. Per cui lui lo può rintracciare in qualunque momento. E addirittura esiste una catena in internet che ti dice anche chi ha quel libro e lo sta vendendo e anche a che prezzo. Cioè io non ti posso dare i dati perché non l'ho mai usata, però ne ho sentito parlare che ci esiste anche questa catena. Sì, c'è un prezzo che varia come l'olio. 7 euro cosa c'era? Ah, è una sciocchezza allora. Come? Una sciocchezza, cioè neanche... Sì. Arena panoramica del dottor Hammer, ecco. Ho capito. Ecco. Comunque, guardi, provi andare a una Feltrinelli, adesso io non so se lei sia a Mestre o a Padova, e sicuramente vedrai che gli assaltano fuori. Ho capito. Ascolta, non sei a conoscenza per essere l'amico da Milano, o un certo Oscar che viene là in radio da voi, c'è là a Milano. Ma potrebbe anche averlo, Oscar. Ho capito. Perché so che lui tratta e procura libri anche... Una edicola, Oscar, Praticamente da quello che so io fa un po'... fa l'ambulante, cioè nel senso che apre banchetti in giro ed è presente nei vari paesi, nelle varie città a scadenza. Comunque se vado a Milano, non ho i dati sulla testa, però sicuramente se lei parla con Oscar sicuramente glielo trova il libro, perché anche lui ha tutta la rete per procurare i libri. Ecco, un attimo solo, ho capito, sta attento. Allora se vado a Milano, sì? Oscar è di Milano, no? Sì. Che è una edicola a Milano. Questo non so cosa abbia fisicamente a Milano. Se vuole lo rintraccio allora. Sì, dai. Ce l'hai per caso il mio telefono? No, non ce l'ho con me. Come? Non ce l'ho con me. Ho un biglietto da visita su a casa che devo andare a trovarlo a terzo sabato a Mestre, ma non ce l'ho qui con me. Ho capito. Va bene. Va bene. Arrivederci, salve. Bene, praticamente io sono arrivato verso la fine della trasmissione. Allora, intanto una buona notizia, visto che è uscito il sesto volume di Storia criminale del cristianesimo di Karl Drechner, vi consiglio di dargli un'occhiatina, anche perché sono quei libri che di solito non si leggono mai dalla prima all'ultima pagina, ma si va a spizzicare nei vari periodi storici o nei vari personaggi, cosa sono, in che situazione hanno agito, cosa hanno fatto e come si collocano. Tanto questo libro è effettivamente un grosso libro di storia, cioè è forse il maggior libro di storia che sia mai stato pubblicato in Occidente. E praticamente l'ultimo libro, il quinto volume, si ferma a Carlo Magno, per cui siamo sull'Ottocento. Se con questo volume si fa 3 secoli, probabilmente arriviamo alla soglia delle crociate. E penso che sia un periodo storico anche da leggere, perché con Carlo Magno abbiamo la fine del tempo antico, la fine dell'era antica, e entriamo nel periodo in cui la Chiesa Cattolica ha il dominio assoluto di quello che sono praticamente le regioni d'Italia e le regioni d'Europa. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Parleremo della volontà e andremo avanti col discorso del crogiolo dello stregone. Vi ricordo che suore indagate per gli scopaccioni che davano ai bambini nell'asilo, e queste infamie cristiane sono la quotidianità. Buon, arrivederci a tutti, a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Ciao.